Il fatto che ti vengono mille dubbi, no? Perché siccome il gioco è proprio trovare l'età giusta, secondo me poi fanno una ricerca più vai avanti di gente che non dimostra quell'età lì. Scusa, scusa. Di gente che non dimostra quell'età lì. Allora ti viene anche in mente, ma se invece dimostra quell'età lì, se invece ha quell'età lì, ma invece, cioè, se invece è il contrario, aspettandoti tu che non dimostri quell'età lì, invece ce l'ha, no, è un disastro. In più, hai paura di offendere quando dici un'età, vedi la faccia soprattutto delle donne che non possono fare espressioni, però tu gliela leggi un pochettino che fa quella faccia, la faccio vedere meglio. Quello è pressante. E poi c'è il discorso che tu vuoi far vincere la tua concorrente. Quindi io davo consigli, però come hai visto, glieli davo, però dicevo, però fai tu, cioè, tu sei molto più in gamba di me, io non ne capisco. Quindi cercavo di togliermi le responsabilità. Però sono Giustamente. contento perché ha vinto, abbiamo vinto. Oh, Una dai. cosa che mi ha dato fastidio è che tipo alla seconda domanda esce fuori il VIP, il compleanno del VIP. È capitato Nicola Savino, che io ho mandato pure gli auguri di compleanno ultimamente, però non ricordavo l'età, io ricordavo 53, invece era 55. Sai che facevo vincere il doppio dei soldi? Ma Madonna, dai. che dispiacere. Su un amico poi, Madonna, che nervi! Poi c'era il gigante vicino a me, che ogni tanto facevo per scherzo, lo guardavo minaccioso, ma era molto per scherzo. Siamo nella stessa location e lui mi ha invitato spesso alle sue trasmissioni, alle sue cose, perché secondo me c'è l'intesa. E poi lui è molto bravo anche come spalla. Ad esempio, ho fatto un paio di battute, lui poteva chiuderle in maniera diversa, invece si è fatta la risatona e me l'ha portata dietro. E questo è fondamentale. Oppure c'è stato uno scambio dove lui mi ha appoggiato meglio una chiusa finale. Queste cose qua, non tutti i comici sono portati, e invece lui ha anche questa cosa qui. Ce l'ha, Maxi Giusti. Ma anche perché non è. Allora, abbiamo registrato queste due puntate, che poi saranno in onda, saranno quattro puntate, cioè due diviso, con due alunni a testa, noi siamo cinque. E non so se posso. Io te lo dico. No, non posso dirti i nomi, No, non posso dirti niente. Però mi ha spaventato perché secondo me alla fine si riesce a tirar fuori questa chiave comica di personaggi. Che tu dici, ma no, vabbè, ma dove vuoi andare? E quello è preoccupante, perché quella cosa che dicono è difficile far ridere, non tutti possono, e invece lì stavamo dimostrando che invece è difficile perché, più che altro è difficile perché non hanno esperienza, quindi loro, molti, mettono la caricatura in un racconto che invece non fa ridere, molti continuano ad aggiungere e non capiscono quando chiudere. Per loro, per chi non fa questo lavoro, un racconto divertente, tra amici lo è, tra racconti alla tua fidanzata, al tuo maschio, lo è, però su un palco che hai comunque delle dinamiche, che hai comunque dei tempi, che hai comunque da rispettare, non va bene. Quindi si è lavorato tanto su quello, si è preso, si è aggiunto, si è pulito, si è scremato e poi naturalmente devono farlo, siccome sono loro sul palco, dobbiamo fare in modo che quello che si dice sia proprio o personale o che se la sentono addosso. Eh sì, allora credo che ci sia, ok, a parte il cinema, via, che è sempre stato un mondo a parte, credo che sia cambiato più che la comicità, si è cambiato intanto il pubblico. Come ho detto altre volte, non abbiamo più un pubblico di riferimento. Quando facevamo Colorado, che andava bene, tutto quanto, non sapevamo che avevamo, dai, 10, infatti. La prima fascia, che poi fu l'idea di un autore che si chiama Vodani, era dedicata ai bambini. È vero che facevamo ridere anche gli adulti, però era dedicata ai bambini, infatti c'erano i pupazzi. Poi dopo una certa ora arrivavano i monologhisti, arrivavano. Quindi noi partivamo dai 10 fino ai 30, 40 anni, guardavano Colorado. Adesso quella fascia lì non esiste più, perché i 40 da adesso sono tutti su Netflix, Amazon, Disney. I ragazzini sono tutti sui social. È Quindi vero, non abbiamo più un pubblico di riferimento. E Zelig ha funzionato perché ha fatto un'operazione nostalgia.
Quindi è quello secondo me che è cambiato. Poi è pure vero, ma questo è già un problema che c'è stato, che già da qualche anno, non c'è più gente che sa stare sul palco perché stanno diventando tutti famosi sui social, quindi c'è questa scorciatoia che, bah, in un altro momento l'avrei fatto anch'io, solo che anche perché non sei giudicato da nessuno, fai quello che ti pare, invece di andare lì fai 50 volte il provino. Vedi come va, ti cambiano i pezzi all'ultimo perché non piace, poi devi vedere se funziona col pubblico, poi magari te lo tagliano quando vai in onda, quindi è una bella semplicità andare dall'altra parte. Non credo che ci siano, che siano molto originali anche loro, eh. Cioè, a me sembra che si siano, non ho seguito molto, ma mi sembra che si siano copiati tutti da subito anche loro, i video, le canzoni, quello e quell'altro. Però il fatto sai che non c'è un cambio generazionale da palco. Forse è per questo che sta andando meglio lo stand-up, perché non abbiamo a parte che non c'è i comici di vecchio stile, quelli che vanno lì proprio di caciara, di magia, infatti i stand-up sono molto più impegnativi o impegnati nel modo di. E poi secondo me perché il pubblico che è rimasto a vederlo è a quell'età giusta per lo stand-up.